Intanto siamo arrivati a Terre di Canossa più o meno. Qui l'amica qui ha mangiato, fatto colazione con la rustichella. Oh, è una di quelle cose, cioè una di quelle cose che mi... Cioè quando sono in autogrill devo prendere, devi la rustichella. Devi mangiare la rustichella, anche se sono, anche se sono le 6:30 di mattina, cosa che mangiare, ho fatto adesso. Devi mangiare la rustichella. Mica mezzogiorno dopo. Infatti volevo fare una citazione di un noto film con tre comici dove dice mangiare la peperonata è al mezzogiorno. Sì, ma non è, quando fai una citazione non la devi spiegare poi, cioè la devono capire, se non la capiscono è un problema. Non la capiscono è un problema, ok. Capito. Va bene. Però ecco, questa è una domanda interessante, visto che sia io che te siamo amanti, diciamo, della montagna e del cammino. Cos'è che ti dà il viaggio a piedi? Beh, il viaggio a piedi ti butta dentro nel paesaggio, nella situazione. Tu fai parte... Nella situa. Tu fai parte del luogo in cui sei. Non sei uno spettatore che guarda il paesaggio attraverso la finestra del finestrino, la televisione del finestrino. Cioè, tu sei in mezzo alle persone, all'odore, al rumore, cioè fai al terreno, parte. No? Al terreno che tu attraversi. Sì. Nella puntata precedente vi abbiamo raccontato un po' le sensazioni che Federica ha avuto durante il trekking al Manaslu e ci siamo accorti però di non avervi raccontato, di non avervi detto quali sono stati i trekking che ha compiuto in questi 3 mesi. Allora, in maniera uno di fila all'altro, ha camminato lungo i sentieri del Manaslu, dell'Annapurna, il giro dell'Annapurna, è arrivata fino all'Omantanghi Mustang, poi si è presa qualche giorno di vacanza a Pokhara, poi è andata al campo base dell'Annapurna, è tornata a Kathmandu e anche lì un paio di giorni di riposo, poi è partita, è andata al campo base dell'Everest, è tornata da Kathmandu, è volata in Pakistan dove è andata al campo base del K2. Oggi questa puntata la dedichiamo all'altro trekking un po' più particolare di quelli nepalesi, che è il Mustang. E la prima domanda che mi viene da farti è questa: rispetto agli altri trekking, il Mustang cos'ha di diverso? Beh, allora, innanzitutto l'ambiente, perché il Mustang sostanzialmente stiamo parlando di una regione nella parte, diciamo, nord-occidentale rispetto a Kathmandu. Siamo vicinissimi al confine col Tibet e dal punto di vista proprio, come dire, morfologico, cioè è un ambiente totalmente diverso. Infatti, perché è sostanzialmente un deserto d'alta quota. Che siamo in Tibet dal punto di vista geografico, sì, esatto. Ma in Nepal dal punto di vista politico. Siamo su un'altitudine media di 3.800-4.000 metri, un'arrivata praticamente all'ingresso del Mustang dopo aver attraversato il passo del Torong La, che è il punto finale del circuito dell'Annapurna. Quindi praticamente un'ora prima stavo a 5.400 metri e 2 ore dopo stavo praticamente all'ingresso di questo deserto. Quindi è stato un colpo d'occhio stupendo. Sembrava veramente di stare su un altro pianeta, perché c'era questo ambiente, appunto, tra queste gole di terra che a volte diventava rossa. E poi c'avevi sullo sfondo appunto le vette innevate. È stata la parte forse una delle parti più impegnative del viaggio, sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista fisico. Dal punto di vista mentale, perché alla fine del circuito dell'Annapurna ho salutato Giulia, che poi è tornata in Italia, che è stata appunto la mia compagna di viaggio per la prima parte, sia il Manaslu che l'Annapurna, e quindi dovevo un attimo riabituarmi a vedere il letto accanto al mio vuoto. E poi dal punto di vista fisico, perché evidentemente con tutto il freddo che ho preso sul Torong La mi sono raffreddata, e quindi ho cominciato il Mustang, che comunque è un bel saliscendi continuo, con tutta questa congestione, quindi insomma non ero in forma e devo dire che lì forse ho avuto
diciamo, fisico e mentale, che poi è stato un po' amplificato dal fatto che il Mustang, essendo appunto un itinerario non molto battuto, perché cioè, è comunque un'area ristretta, ma non solo, cioè, nel senso, perché comunque il permesso va pagato in tutte le aree protette del Nepal, ma il Mustang ha un permesso che è molto costoso, quindi comunque è abbastanza fuori da $500 ed è quindi una zona comunque appunto molto poco battuta. Quindi sostanzialmente io non ho incontrato nessuno, cioè non incontravo praticamente nessun turista, tranne forse una volta due turiste tedesche, che poi in realtà è stata forse una volta che magari mi sono ripresa e stavo un po' meglio, è stata forse una delle cose che ho apprezzato anche di più, no? Perché praticamente sono stata sempre l'unica ospite dei lodge dove dormivamo, e quindi questo mi ha permesso di sentirmi anche un po' come se fossi effettivamente più vicina alla famiglia che gestiva il lodge, certo, no? Perché certo. Poi spesso in Nepal funziona che c'è magari c'è la dining room dove mangiano tutti i turisti, e poi c'è la cucina, che di solito è molto grande, perché poi in cucina ci mangiano anche le guide, i portatori, quindi c'è un po' questa esatto, c'è un po' questa divisione, no? Tra dove mangiano i turisti e dove mangia lo staff. E invece io mangiavo sempre in cucina con loro. Figo, questo è bellissimo. E c'è stata, mi ricordo in particolare, una serata a Zarang, stavamo in questo lodge, dove innanzitutto si è creata questa specie di empatia tra me e il marito della proprietaria, perché io ero raffreddatissima e anche lui. Quindi c'è stato un momento in cui abbiamo praticamente starnutito tutti e due insieme e ci siamo guardati e siamo scoppiati a ridere. E quella stessa sera, dopo cena, mentre stavo bevendo qualcosa di caldo, sono arrivate due, cioè sai, proprio le sciure tibetane, che hanno cominciato a discutere animatamente tra di loro con la ragazza, insomma, proprietaria del lodge. E a un certo punto è stato bello, perché Kancha, la mia guida, mi guarda e mi fa: no, stanno parlando in tibetano, non capisco neanche io cosa stanno dicendo. Certo, ti sentivi proprio parte esatto. Quindi diciamo, l'elemento che mi aveva messo un po' di difficoltà all'inizio, in realtà poi è stata una cosa che ho apprezzato molto, cioè il fatto di essere da sola e quindi di sentirmi effettivamente più coinvolta. E poi per esempio anche a Lomantang, che siamo stati ospiti di questo lodge, che c'era la ragazza, insomma, che si era un po' affezionata a me, perché poi la siamo stati due notti, e quindi voleva vedere le foto che avevo fatto, si voleva fare i selfie con me, mi chiedeva sempre, anche se non parlava bene inglese, mi guardava sempre come per dire: ma è buono quello che ti ho fatto da mangiare, no? Quindi c'è stato anche molto contatto, e questo è stato bello. Ma ecco, allora, proprio io ho un po' che manco dal Mustang, quindi mi piacerebbe sapere due cose. C'è la strada che da Johnson va su a Lomantang, strada carrozzabile, sì, no? E dà fastidio mentre si cammina. Ma si può camminare per buona parte sul vecchio sentiero, okay, però ogni tanto si cammina anche sul... Ma non ci passano tante macchine. Non ci passano tante macchine, però comunque un po' di... Cioè te la rompe un po' quella magia, certo, no? Di dire, vabbè, ok, ma a sto punto, cioè della serie, a sto punto andavo in macchina, no? Cioè dire... tra l'altro questa è un'altra delle cose molto interessanti del Mustang, che è una regione che è stata isolata anche dal punto di vista fisico, nel senso che la strada l'avranno completata forse 4-5 anni fa. Infatti quelle stesse turiste tedesche che ho incontrato, che erano state in Mustang già un'altra volta qualche anno, forse 7 anni fa, mi hanno detto non c'era niente, certo, cioè, quindi certo. È una regione che è stata isolata sia dal punto di vista, diciamo, delle infrastrutture, e poi dal punto di vista del turismo, perché il primo turista sarà entrato forse nel 1992, cioè quando sono nata io. 90. E quindi è effettivamente una regione che non ha risentito a minimamente della commercializzazione, certo, almeno questo è quello che sembra. E la cosa interessante è che si dice che sia una delle regioni dove la cultura tibetana sia forse mantenuta nella sua forma più pura, no? Perché
monasteri molto carini nella parte bassa, che sono proprio piccoli e sono dei gioielli, sì. E poi c'è il monastero grande su a Lomantang, che è un vero e proprio monastero tibetano. Sembra di essere in uno dei villaggi tibetani, che tra le altre cose è lì a 50-80 km, il confine è lì a 80 km. Sì, infatti devo dire che ha proprio questo fascino di un po' una terra di confine, appunto, no? Perché poi nel XIV secolo mi sembra che era un regno indipendente in realtà, certo, il Mustang, certo, e quindi certo. Si trovava in mezzo tra l'India e il Tibet, e poi appunto è stato annesso al Nepal. Quello, l'attuale Nepal, era un gruppo, esatto, di regni a sé stanti. Dopodiché è arrivato questo re illuminato che ha cercato dapprima nella valle di Kathmandu di unire tutti i regni, quelli in basso, quelli più sulle colline o nelle pianure del Terai, e poi piano piano è riuscito a unire anche quelli di montagna, tra cui il Mustang. No, invece mi sembra una cosa che la facciamo proprio informazione turistica adesso. Vai. In questo momento, siccome dico, tanta gente è convinta che in Mustang si vada in tenda, ok? Mm-hmm. Invece adesso ci sono i lodge. Esatto. Ok, ma questi lodge come sono? Sono carini? C'è differenza tra quelli che trovi all'Annapurna? Devo dire che in Mustang ho trovato i lodge tra i più diciamo confortevoli e piacevoli dove stare, anche perché ci sono queste spesso sono ricavati da queste abitazioni di stile appunto tibetano, no? Col cortile interno che poi viene, cioè che poi è stato coperto nel tempo, e poi ci sono queste sale da pranzo con tutti questi tappeti colorati che sono tipici appunto di quella, cioè sembra di entrare in una casa tibetana. Esatto. Ah, figo. Sono molto spesso ho trovato, questo è importante, spesso ho trovato il bagno diciamo all'occidentale. Ok. che voglio dire, molto bene. E quindi no, sicuramente è stato, cioè il Mustang da tutti i punti di vista è stato sicuramente una delle parti più piacevoli del viaggio, nonostante appunto sia iniziato un po' così. Sì. Appunto, dal punto di vista fisico devo dire che diciamo in altitudine ormai ero abbastanza acclimatata, quindi camminavo diciamo facilmente, però devo dire che dal punto di vista dell'altimetria è un continuo saliscendi, ci sono questi passi che per carità non sono molto alti, però cioè sali e poi scendi parecchio. Certo. Il terreno è tutto molto sabbioso, tipico appunto un po' del deserto, e poi da una certa ora in poi, dall'una in poi, si alza questo vento molto forte, che quindi può dare un po' di così rincoglionimento mentre cammini. Cioè, allora, bellissimo, andare in viaggio con te è uno splendore, ma io lascio a casa mio figlio per non sentire la trap e mi ritrovo in discoteca. Allora, sì, poi si entra in questa foresta di rododendri gigante. Ma quanti erano belli! Secondo me il campo, cioè il santuario dell'Annapurna, secondo me è un po' un trekking che potrebbe essere un ottimo punto di partenza per il Nepal. Ah, certo. Perché